insieme a Ellison, quindi ci dobbiamo adeguare alle regole che sono state scritte grazie anche al Challenge of Record italiano, che sicuramente ha aiutato non poco ad arrivare a questa situazione. Prima di tutto da sportivi ci dispiace per quello che è successo ora con l'altro giorno, però questo non sta altro che significare che queste barche alla fine sono delle barche, sono dei mostri, quindi bisogna avere molto rispetto e soprattutto nel caso di Oracle, dopo aver analizzato i video, i filmati, le fotografie della barca, si è resi conto che è una barca che sicuramente non era nata per volare e probabilmente non era neanche nata per navigare in quelle condizioni. Io credo che una delle cose che ha influito molto, anche come molto, una guerra psicologica, la Coppa America, credo che c'è stato un po' anche un tentativo di reagire al giorno prima alla navigazione, il giorno prima in Team New Zealand, quando ha navigato in condizioni 20-25 nodi, noi eravamo fuori, che la guardavamo il gommone, sembravano fossero molto in tranquillità. E conoscendo i personaggi coinvolti nel team, credo che loro abbiano cercato in qualche modo di dimostrare che anche loro erano in grado di uscire in quelle condizioni, ma poi per una serie di fattori è successo quello che è successo. Si è spostata l'attenzione sempre sulla discussione monoscafo o catamarano. Io penso che questo sia sbagliato per principio. Io invece ho sempre pensato che bisogna cercare di capire qual è la migliore formula per portare più team in Coppa America. E io penso che anche i catamarani sono molto spettacolari, soprattutto se vogliamo rivolgersi a un pubblico più giovane, i catamarani sicuramente sono molto attrattivi per i giovani, quindi vanno molto bene. In queste dimensioni, con questa tecnologia, non va bene, perché io penso addirittura che questa, la Coppa America con questi catamarani, con queste dimensioni, sarà l'unica che vedremo. Vedremo questa a San Francisco e poi non li vedremo più. Questo è quello che io penso sicuramente, perché la complessità farà sicuramente chi vincerà la Coppa America rinunciare a questi mostri e poi decidere diversamente. Ma non è una disquisizione sul monoscafo o il pluriscafo, bisogna pensare a come poter fare una Coppa America non popolare, che non c'entra niente di popolarità, ma accessibile a molti più tipi. La Coppa America per un team è un percorso, quindi si parte e poi si deve camminare e si deve costruire. Oggi è un giorno importante, siamo riusciti a concludere secondo i tempi, e pensare anche rispetto ai tempi, era previsto di varare nel mese di ottobre e noi variamo nel mese di ottobre uno scafo molto complicato, molto articolato, essendo partiti anche un anno più tardi degli altri team, sia di Artemis, non parliamo di Oracle che ha continuato a lavorare sempre, e di Missy. C'è molta parte che molto poco di velistico, un po' di aeronautico, un po' di velistico, un po' di molta meccanica, molta tecnologia, di tanti settori. Quindi è un manufatto industriale che la chiamerei un manufatto industriale che naviga sul mare, invece chiamarla la barca con un senso tradizionale. Fra un paio di settimane. Cosa vi posso dire è che sicuramente una barca. Un'idea te la sarei fatta. Beh, sicuramente una barca farà paura. È una barca che ci sta. Quindi è cambiato anche un po' il modo dei velisti di navigare. Prima eri molto più rilassato mentalmente ed era più uno sforzo solo fisico e ovviamente strategico dal punto di vista di strategia di regata. Allora, oltre allo sforzo fisico, a guardare la regata, a cercare di battere l'altro avversario, c'è un grosso sforzo mentale, psicologico, perché infatti anche il tipo di allenamento fisico che facciamo è cambiato leggermente, cerchiamo di intervallare durante gli allenamenti sotto sforzo degli esercizi proprio mentali, per cercare di rimanere più lucido possibile durante gli sforzi. No, l'osservazione è giusta, ma è stato anche nel momento in cui abbiamo deciso con Max e gli altri di ripartire a fare la Coppa America,
dopo questo intervallo del 2007, il punto di partenza, abbiamo detto, bisogna ritornare a fare un team che sia veramente esemplificativo, in cui non ci sono, ci sono competenze ma non livelli di potere, solo competenze. Questo qui è quello che di nuovo respiriamo nel team e di nuovo come è stato fatto nel 96. Ma questo è tipico quando uno raggiunge un obiettivo di finale a finale della Coppa America, vince la Vuitton Cup. È chiaro che in qualunque società, in qualunque gruppo sportivo c'è la complessità che si aggiunge alla prima esperienza e poi si fa degli errori. Questo qui fa parte. Questa pausa lunga ha fatto decantare tante cose, le persone hanno fatto altre esperienze, per fortuna presso altri team, persone che sono nate dentro qui dentro, sono state solamente la Luna Rossa, quindi non avevano il metro di misura di come si comportava in altre parti. Invece il fatto che la gente è uscita, è andata da Tebs, da Oracle, è andata da Ninghi, da questi team qui che si sono formati, è stato molto utile per cercare di avere una visione diversa di quello che è il mondo della Luna. Un po' rappresentiamo anche l'Italia, bisogna partire anche da questo presupposto, non siamo solamente una squadra che fa la Coppa America, rappresentiamo un po' l'Italia a livello mondo e quindi trovo che anche questo qui per me è diventato, per certi aspetti rispetto al passato, non ci avrei mai pensato, è diventato anche, non dico un dovere, però una valutazione che va fatta. Quindi i sogni non devono essere solo i tuoi, anche una cosa che, di partecipazione di un paese, della vela, che comunque riesce a presentarsi, cercare di fare onore a un sistema. Non si può semplicemente essere così cinici, perché la parola che io dico sempre, che detesto, è essere cinici riferito al pragmatismo. No? Il cinico e il pragmatismo sono due cose che quando vanno messe insieme diventano pericolose. 18-20 nodi si raggiungono facilmente 40 nodi di velocità, quindi il problema di oggi è queste barche qua, che poi quando sei a quella velocità è difficile fermarle, non è che basta mollare la randa, loro queste continuano ad andare, quindi insomma è un po' sicuramente il fattore psicologico umano influenzerà molto il risultato della regata, quindi chi avrà tra virgolette meno paura forse otterrà qualcosa in più risultati in acqua, però bisogna sempre stare attenti, queste barche qua non permettono di sbagliare, quindi la paura molte volte forse rispetto magari a altre occasioni può aiutare in un certo senso, perché ti fa essere un po' più prudente. No, allora, l'obiettivo minimo per noi è già essere arrivati in fondo e partecipare, come idea proprio così, quindi non abbiamo un livello di disagio mentale. E poi l'obiettivo nostro è sicuramente quello di andare a fare la finale della Vuitton Cup insieme a New Zealand. Ci sarebbe il secondo. The question was, what's your minimum goal? What's your minimum objective? Something that will... Partiamo dal presupposto che tutti i team member, ma tutti indistintamente, dal selling team, short team, design team, non sono qua, lo ha detto anche lui prima all'inizio, non siamo qua per cercare la rockstar. Qua l'obiettivo è che vinca il team, non è che vinca Max o Iker Martinez o Giorgio Provinciale, deve vincere il team. L'unico modo per far vincere il team è che tutti si applichino e spendono le energie che hanno per far andare il più veloce possibile la barca. Se vince il team, vince ognuno di noi indistintamente e ognuno avrà l'opportunità poi di rimanere con un team o andare in un altro, perché il team è stato vincente dal punto di vista di gruppo totale. A bordo andrà l'equipaggio migliore in quel momento, quindi non ci saranno nessun tipo né di politiche o scelte per simpatie, semplicemente ci sarà l'equipaggio migliore per